Per la società era stata una bella settimana, no, con l'investitura di Zhang presidente. Avete fatto un bel regalo questa sera con questo risultato e soprattutto questa prestazione. Non, la prestazione di stasera per la società si sente male, scusa. Ho detto, è stata una settimana importante, no, per la società con l'investitura di Zhang alla presidenza, e questa sera gli avete fatto questo bel regalo. Risultato è grande prestazione. Sì, per noi sono un po' tutte le settimane importanti. È chiaro che poi quando c'è l'inserimento di un presidente a diventare il nuovo comandante, da un punto di vista pratico di quello che è il nostro club, è una cosa che va rimarcata. Perché noi abbiamo un presidente giovane, molto ambizioso, un presidente che ha questa voglia di far crescere questa squadra, proprio al di là dei soldi, non soldi, ma lui è presente, è diventato uno di Milano che viene a vedere gli allenamenti, viene a cena con la squadra e trasferisce questo amore per questo club e questi colori, per cui poi da un punto di vista calcistico le settimane sono tutte importanti, perché noi bisogna fare i risultati, insomma, ecco quello che si dice sempre. Abbiamo perso un po' di terreno all'inizio, poi la squadra si è rimessa in carreggiata e come dicevo anche 10 giorni fa o 15 giorni fa, diventa visibile poi che siamo cresciuti, insomma, ecco. Prego. Buonasera mister, una prestazione mi sembra molto molto buona da parte della sua squadra, primo tempo e adesso è pari al Napoli, quindi un campionato all'altezza dell'Inter. Ma noi bisogna essere nelle condizioni di giocare un buon calcio e di andare poi a sapere che non c'è spazio per vivere su quello che è stato il risultato precedente, o meglio, la Lazio non diventa più debole perché noi abbiamo vinto il derby, bisogna rivenire qui e rifare un'altra grande prestazione per riuscire a montargli addosso. E oggi sì, abbiamo fatto una grande partita, un gran primo tempo, il secondo tempo secondo me un pochettino meno, però fra 5 giorni c'è un'altra partita e magari ha uno sviluppo differente, perché la Lazio ogni tanto ti viene a pressare, viene a prendertela la palla perché sono una squadra forte, Genoa magari aspetta e riparte, per cui c'è da avere attenzioni differenti e c'è ugualmente da esibire un livello di calcio importante, insomma, pur facendo un po' delle gestioni corrette, perché dopo 3 giorni si rigioca un'altra partita fondamentale. Noi siamo in perfetta sintonia con quello che deve essere l'essere calciatori dell'Inter, l'essere dentro a vestire questi colori e avere tutta questa passione che anche stasera ci ha seguito fino a qui e c'erano migliaia di tifosi a sostenere la squadra. Io l'ho detto più volte, però veramente non mi sarei mai aspettato di sentire tutto questo affetto, tutto questo amore venendo a fare l'allenatore dell'Inter. Veramente un movimento importante dove noi dobbiamo mandargli questo segnale chiaro che facciamo le cose in maniera seria, in maniera professionale, e che vogliamo dargli delle soddisfazioni perché loro lo meritano. Prego. Mister, buonasera. Prima lui, poi tu. Vai. Mister, buonasera. Volevo chiederle, ma lei dica la verità, ma quando guarda la classifica, guarda verso l'alto o guarda verso il basso? Io non la guardo, si fa prima.
Io guardo quella che è la prestazione, ragazzi, non vado a fossilizzarmi su quello se ha giocato lui o se ha giocato quell'altro, io vado a fare la prestazione, non vado ad essere in confusione perché non c'ho Nainggolan, come sembra invece che andate voi in confusione dicendomi tutti ma manca Nainggolan, manca Nainggolan, bisogna vincere la partita lo stesso, perché poi... oppure ma deve giocare questo, deve giocare quell'altro, Miranda, Skriniar e De Vrij sono tre calciatori forti, per cui ne scelgo due, ma tu hai fatto sta fuori quell'altro, ma e si gioca a quattro e c'ho due centrali, ce ne ho tre, uno tengo fuori, è semplice, poi uno una volta manca, una volta gioca sotto livello, una volta gioca, insomma, è di riuscire a percepire qualcosa per direzionare la partita nella maniera giusta, di quelle che sono le fatiche, di quello che è la condizione fisica di un calciatore dentro tutte queste partite, questi viaggi e queste pressioni nella testa, vinci qui, vinci lì, vinci dopo, ed è sempre acceso, sempre stimolato, sempre a dare il massimo, poi qualcuno deve rifiatare ogni tanto. Però noi si ha la squadra forte, si ha una rosa dove si può andare ad attecchire e far riposare qualche volta qualcuno che non ci sembra al meglio. Poi io non voglio essere amico dei calciatori se gli do la maglia. Io o siamo amici sempre, o se sono amico solo quando ti do la maglia, preferisco non essere amico. Io voglio bene a tutti e sto con tutti. Poi è chiaro che devo valutare e devo andare a fare delle scelte. João Mario, tutti scandalizzati, João Mario è dall'inizio che è qui, che si allena in maniera corretta, è colpa mia che non gliel'ho data prima la maglia, perché? Perché quello, per quello è stata la sua serietà, la sua professionalità, e bisogna fare così, la meritava prima, e stasera ha fatto la sua partita, ha fatto un'ora di partita, un po' meno, a livelli che doveva fare, ci ha dato una mano per fare quel possesso lì in mezzo che avevamo detto che ci avrebbe dato beneficio, per cui non c'è niente di strano, non è successo niente di eccezionale, si va avanti, si lavora, domattina ci si risveglia presto e quelli che non hanno giocato si allenano, quegli altri fanno recupero, non c'è niente da festeggiare, è successo quello che a una squadra dell'Inter può succedere, di vincere una partita 3-0 fuori casa. Prego. Eccomi qua, premesso che non è mai facile paragonare due partite nella stessa stagione, è ancora più difficile paragonarle tra una stagione e l'altra, in questo stadio lo scorso anno all'ultima partita avete vinto 3-2 in maniera comunque sofferta perché nel finale, stasera avete vinto in maniera molto più netta, tu hai la sensazione, cioè in cosa questa Inter è lievitata rispetto al finale di stagione, lì aveva alle spalle una stagione di lavoro, qui quella stagione di lavoro non c'è, ma quest'Inter sembra più forte, in cosa secondo te? L'Inter è cresciuta nella testa, scusami, è cresciuta sicuramente nell'organico, è un organico più importante che ci permette di andare a giocare le partite senza avere il patema di quello che non può giocare o quello, come dicevo prima, da un punto di vista di organico sicuramente, perché l'anno scorso spesso abbiamo detto siamo corti, poi quest'anno abbiamo ruoli doppi da tutte le parti, il problema è che rimangano stimolati e convinti di poter dare poi il suo contributo, ma se partecipano tutti allo stesso modo come sta succedendo adesso e fanno bene il loro lavoro, è chiaro che poi diventa visibile che siamo cresciuti in tante cose, siamo cresciuti in tutto, siamo cresciuti in qualità di gioco, siamo cresciuti in personalità, siamo cresciuti in convinzione di poter fare dei risultati senza avere l'atteggiamento poi dei presuntuosi, no? È tutto abbastanza corretto quello che stiamo facendo adesso, e come ci sta una volta di perdere una partita o come l'abbiamo ripersa, perché per esempio noi abbiamo perso una partita di Parma all'inizio dell'anno dove poi ci si è rigirato tutto addosso perché
perché eri il Parma, una neopromossa e via dicendo, ma la squadra aveva fatto una buona partita. Chiaro, poi se non porti a casa il risultato diventa tutto più difficile. Però noi quello che dobbiamo guardare che cosa si mette in campo al di là dell'episodio che ti può dare un vantaggio o uno svantaggio, e andarlo a fare questo porta a porta, oppure essere sicuri che arrivi a tutti i componenti del gruppo il messaggio che si vuole andare a dare su quello che deve essere il nostro calcio, su quello che deve essere la nostra intenzione, su quello che deve essere l'obiettivo di squadra. Non è essere l'anti questo o l'anti quello, è essere una squadra forte, una squadra tosta, come abbiamo fatto stasera per un'ora, come abbiamo fatto stasera nel primo tempo. Stasera l'Inter, squadra forte. È quello lì il messaggio. Poi di chi è l'anti, ditelo voi, io non lo so, io dico come ho detto di là, e se poi c'è differenza da una partita a un'altra siamo l'anti noi. Perché? Perché se si riesce a acchiappare, ad avere quella forma lì, poi si può vincere a chiunque. Se invece si diventa tutti più normali e non siamo poi nelle condizioni di chiappare il massimo delle o vicini al massimo delle nostre possibilità, si può perdere da chiunque, come è successo in precedenza, per cui siamo l'anti noi. Buonasera mister, mi permetta una piccola digressione sulla partita di questa sera, perché nel vederla seduta lì, per un istante sono tornato un po' indietro nel tempo, quando la vedevo seduta lì, in un altro contesto, con un'altra divisa. Nel vederla però a Milano, la vedo molto più tranquilla nell'affrontare anche i problemi che comunque ci sono sempre, no? Può essere una partita, una sconfitta, una partita persa. Ecco, volevo sapere la differenza di ambiente che c'è tra Roma e Milano, e se qui c'è veramente questo virus che ci impedisce anche di... È un'impressione sua. È una domanda, infatti. È un'impressione sua. Io prendo la forma di quello che ci vuole per vivere nel contesto dove sei chiamato a operare. La condizione psicofisica la generi in conseguenza di quello che è l'ambiente e di quello che ti viene addosso.